accendo il microfono. Vabbè, io prima di tutto ringrazio gli amici ordinati, in particolare vedo questo libro come frutto di una trinità, insomma mi piace molto il numero 3 in questo momento della mia vita, quindi veramente sono molto contenta di questa presentazione, insomma, così che considero un po' la prima in pubblico, e ad Urbino, che per me è così una città del ritorno e di un ritorno, insomma, più consapevole, in cui mi sento veramente di apprezzare, di amare questa isola di amore, di però noi vorremmo partecipare alla... Non si sente? Ma ha detto di stare così si sente meglio. Devo ripetere? E io vorrei dire poco, perché preferirei sentire domande e commenti di altri, perché quello che sono dovevo dire l'ho detto nelle poesie. Però visto che l'accento è stato posto così proprio essenzialmente sul mare, io, siccome sono un po' bastian al contrario, volevo cominciare dalla terra, no, volevo unire questo. Poi poli, perché c'è anche un altro, insomma, aspetto che è stato sfiorato, che è importante per entrare, insomma, per me è la chiave di lettura di questo libro. Questo libro comincia con un esergo, questo libro si doveva intitolare Il figlio alla quercia, che è il titolo della prima sezione. Tanto per me era importante questo esergo di Ovidio e questo mito di Filemone Bauci che lui racconta nella morte. E quindi adesso diciamo questo esergo che faceva parte della prima sezione, proprio io l'ho voluto mettere a tutto il libro. E questo mito per me è un mito di terra, cioè esprime un profondo bisogno di radici e di mettere radici dove si vedono, dove ci sono, dove si può costruire una vita in due che duri possibilmente per tutta la nostra esistenza. E quindi dentro poi nel libro viene fuori nelle poesie questo desiderio, e naturalmente è un desiderio che poi viene realizzato attraverso vie impensate, non immaginabili, insomma, e tutte nell'invisibile. Quindi da questa partenza, da questo, diciamo, bisogno terrestre, si arriva al mare come luogo in fondo anche non scelto, no? In tutti i sensi. Io non sono proprio anconetana di origine, perché sono nata tra le montagne di Belluno e sono approdata al mare all'inizio. Sì, e sono arrivata al mare, diciamo, nell'adolescenza, quando avevo 13 anni. E forse per questo il mio sguardo verso il mare è stato ed è ancora così incantato, perché è lo sguardo di una persona forestiera che non è riuscita mai a farci l'abitudine, insomma, no? E quindi io penso di aver amato questo mare come l'aspetto essenziale della città in cui sto, che invece, ecco, per altri lati mi rende abbastanza inquieta e insoddisfatta. E quindi questo mare per me, come giustamente ha detto Gastone, ha racchiuso un po' tutto, no? Perché è stato dall'infinito orizzonte al luogo dell'inconscio, al luogo dell'abbandono, così, ma è stato anche veramente un compagno, no? Quindi un amico, una persona, un chiacchierio, un chiacchiericcio, un parlare, un ascoltare, un dialogare. E quindi ha rappresentato questo binomio che sto scoprendo, perché adesso io leggo il libro e mi sembra un altro libro, mi sembra che possa essere interpretato in altri modi rispetto a quando l'ho scritto, no? E quindi, ecco, in questo mare io vedo la possibilità di unire distanza, quindi lontananza e intimità. È così che lo vivo ed è così che vivo tante altre situazioni, sia nelle relazioni umane o nelle relazioni con il mondo, con le cose oltre.
guardando un orizzonte del lato di vedere, che poi questa è un'immagine che io ho ripreso in un album. Quindi ecco, questo mare che proprio fisicamente, no, mi ha dato una delle sensazioni più belle, perché nel libro di Corno, ecco, io vorrei affrontare questa cosa qui per anche chiarire un tema che potrebbe essere un pochino anche travisato, e poi mi fermo. Cioè, io ho scoperto, rileggendo, che spesso ricorre l'immagine delle mani e anche il tocco, il toccare, insieme alla sensazione del piacere che viene detta, e viene detta poi in particolare nella poesia Amicizia, che chiude un pochino prima degli haiku, il libro, quindi viene messa in un posto importante. Ecco, perché le mani, perché il toccare? La cosa è venuta istintiva, cioè io l'ho detta e l'ho scritta perché lo sentivo che era una cosa autentica dentro di me. E poi un giorno mi è capitato di sentire un'intervista a Anatoly a proposito del suo recente libro, dove lui si soffermava, che questa, diciamo, mi ha proprio reso più consapevole anche della sensazione che avevo cercato di esprimere in poesia, di che cos'era questo piacere, che non era il piacere in senso edonistico. E allora lui proprio parlava in quell'intervista, in questo libro, del tocco, dell'importanza della carezza e del tocco che espande, no? Che ci dà proprio questa sensazione di espansione, perché ci permette di ritornare proprio al piacere originario, al momento infantile dell'abbraccio materno, ma anche dell'abbraccio degli amanti, anche lui fa proprio l'esempio delle onde del mare, dell'acqua del mare che ci avvolge. Questo ci permette di vivere un istante di felicità, perché appunto ci riporta indietro a quando ancora proprio il bambino vive completamente il suo piacere, non è stato ancora infranto, no? Questo dalla pena, dal dolore che poi verrà nella vita. Ecco, allora ho capito insomma il perché di questa richiesta, di questo motivo della carezza, no? E del tocco, perché è proprio un richiamo a questo contatto possibile, che poi può diventare anche un contatto metaforico, può essere anche un tocco soltanto vissuto dentro di sé, insomma, qualcosa. Lo stesso Anatoly fa riferimento ai mistici, a Santa Teresa, dicendo per lei il tempo non aveva più senso, non lo contava. E infatti questa è un'esperienza che, leggendo i mistici, proprio si sente.